con Franca Pelucchetti, buongiorno. Buongiorno. Stiamo per visitare la casa di Gabriele D'Annunzio, un momento molto emozionante, devo dire la verità. Siamo entrati dall'ingresso e questa era la prima sala di attesa per i visitatori. E qui ha aspettato anche Benito Mussolini e D'Annunzio gli ha dedicato i versi incisi sopra lo specchio che dicono: al visitatore teco porti lo specchio di Narciso, questo è piombato vetro mascheraio, aggiusta le tue maschere al tuo viso, ma pensa che sei vetro contro acciaio. Nella stanza si poteva ascoltare anche della musica, sono presenti un grammofono e una radio. La stanza della musica. Sì, la stanza della musica, due pianoforti. Coperti due pianoforti, sopra altri strumenti a corde a fiato. Lui suonava? Lui non suonava, però lui viveva qui con Luisa Baccara, l'ultima compagna ufficiale, vivevano qui, era una pianista veneziana e era lei che suonava per D'Annunzio, per gli ospiti, in più il quartetto del Vittoriale teneva i concerti sia qui che all'esterno, anche alla nave, nei giardini. Queste luci sono originali? Sono luci originali, frutti che coprono la luce in vetro di Murano, queste zucche e poi altri frutti nei cesti, nelle lampade, proprio per schermare sempre la luce. Camera da letto, questa è la stanza della Leda, con il motto sopra la porta: al genio e alla volontà. Cuscini, tappeti, ovunque. Luci. Sì, luci schermate, mobili e oggetti orientali. Esatto. Nelle fotografie? Sì, la madre nel ritratto piccolo e l'attrice Leonora Duse, sì, è stata la sua compagna ed interprete. Che bello! Il bagno blu. La stanza del lebbroso. Cioè lui veniva qua a meditare? Lui si ritrova in questa stanza per meditare in occasione degli anniversari della morte della madre, della morte di Leonora Duse, anniversari di guerra. Questo è il corridoio della Via Crucis, le 14 stazioni in rame smaltato. Questo è un frate piangente, erano frati, sì, che ornavano le tombe francesi. Impressionante. Ecco, questo era lo scrittoio del Munco. Ah. Vi faccio osservare questo simbolo della stanza, questa mano recisa. Scrittoio del Munco, lo studio era destinato all'ufficio della corrispondenza. Non riuscendo o non volendo rispondere a tutte le lettere che riceveva, si fingeva Munco. Quindi aveva collocato un simbolo, il calco di una mano recisa fuori dalla porta. No. Faceva quello che voleva. (Ride)
la sala da pranzo, stanza della Keli. Il nome dalla tartaruga, in greco Kelis. Il guscio è autentico. La tartaruga che apparteneva ad Annunzio, il resto rifatto in bronzo. Ah. Da Renato Brozzi. Ecco, questa tartaruga era morta nei giardini del Vittoriale per un'indigestione. E quindi lui come monito l'aveva messa a capotavola. Monito per gli ospiti: mangiate troppo,